Buongiorno, ben ritrovati a Detto Tra Noi. Prendiamo la linea quasi direttamente da Modena, dove salutiamo Rossana Caprari e parliamo di tante cose, ma mi verrebbe da dire quante volte pensiamo che cosa vorremmo dire ai giovani, qual è l'eredità che vorremmo lasciare loro e se potessimo lasciare un messaggio guardando questi ventenni, adolescenti, pensando ad un futuro, a come sarà questo futuro. E parto proprio da questo titolo che è molto evocativo ed interessante. Vorrei dire ai giovani: Gina Borellini, un'eredità per tutti. Questo è il titolo del film documentario diretto, ideato da Francesco Zarzana. Lui è scrittore, è regista, è giornalista, quindi è un collega, e si interessa veramente di tante cose, ma è soprattutto conosciuto per avere inventato il Book Festival della piccola e media editoria, e oggi l'abbiamo qui come ospite. Buongiorno, ciao. Buongiorno, grazie dell'invito. Un vero piacere averti qui, anche perché la notizia è fresca, è dei primi di luglio. Questo documentario entra in concorso ai premi Davide di Donatello 2019. Sì, sono quelle belle notizie che ti confermano anche probabilmente che hai fatto un buon lavoro, che ci hai creduto, un lavoro fatto con il cuore, non solo da me ma tutte le persone che a vario titolo hanno collaborato al film. Siamo in concorso nella sezione documentari, perché il film è un film documentario, quindi è più orientato nella categoria documentari, e ovviamente non ci aspettiamo niente, però già essere in concorso credo che sia una grande soddisfazione. Come ti è venuta l'idea? Perché hai pensato a Gina Borellini? Come l'hai conosciuta? Perché poi non è così famosa, tra virgolette, anche come personaggio modenese. Sì, intanto perché avevo piacere di raccontare la vita di una donna, la storia di una donna, e abitando a Modena, avendo anche visto che era stata inaugurata una stele l'anno scorso da parte del Comune di Modena ai 10 anni dalla scomparsa di questa donna, ho cominciato a cercare di capire chi fosse. Ero molto incuriosito, sai bene che un bravo giornalista, se non ha una giusta curiosità, non è un bravo giornalista, e quindi mi sono incuriosito, ho voluto anche capire di più chi era, cosa ha fatto, e mi accorgo effettivamente della straordinarietà di questa figura. Prima partigiana, le hanno fucilato il marito, le aveva un bimbo di 5 anni, lei stessa ha perduto una gamba dopo un'azione fatta praticamente contro di lei da parte dei fascisti, una delle primissime donne a entrare nel Parlamento 70 anni fa, solo 45 donne, e la prima donna modenese a entrare in Parlamento nel primo Parlamento italiano nel 1948, e poi tutto un percorso successivo, la nascita dell'Unione Donne Italiane, la presidenza all'Associazione Nazionale Invalidi di Guerra, e soprattutto l'andare sempre a raccontare ai giovani quello che era il messaggio da dare. Oltretutto, queste figure femminili molto pionieristiche, quindi qua parliamo addirittura di una donna politica, di una partigiana, di una passionaria, perché è così poco conosciuta nel territorio modenese? Prima di tutto, lei era nata a San Possidonio, sì. Quindi insomma anche a livello, diciamo, regionale. Secondo te come mai? Ma perché bisogna cominciare a fare dei migliori lavori di memoria, dico io, e questo è un film documentario che ha questa ambizione, cioè lavorare sulla memoria, lavorare sulle persone che veramente hanno fatto la storia non solo di Modena e dell'Emilia, ma quando nel sottotitolo dico che Gina Borellini è un'eredità di tutti, ma perché lo stesso film non è un film locale, è un film nazionale. Questo è stato anche il motivo che ti ha spinto, questo l'ho scoperto 5 minuti fa prima di andare in onda, a scegliere un'attrice romana, proprio per dare un respiro più nazionale e internazionale. Sì. Claudia Campagnola, che ha avuto il grande onere, oltre che onore, come dice lei, di interpretare questa donna non facile. Lei ha studiato tantissimo ed è una delle sue caratteristiche quella di arrivare sul set
set non solo preparata da un punto di vista tecnico di quello che doveva recitare, ma anche sapendo benissimo la storia di questa donna che le ha studiato sui libri, in particolare sul libro di Caterina Liotti e Maria Giulia Sandonà, Un paltò per l'onorevole, dove da lì è nato anche un po' l'idea della scrittura del film. Caterina Liotti è coautrice insieme a me del film, perché lei, in quanto componente del Centro Documentazione Donna e di Modena, il Centro Documentazione Donna ha acquisito l'archivio personale di Gina Borellini donato dal figlio Euro. Ok, io guarderei un pezzo, anzi tutto, vediamo il trailer, anche perché è particolare, trattandosi proprio di un documentario, vediamo che non è il classico trailer da fiction, è qualcosa di diverso. Guardiamo se Marco Micheli è pronto. A Modena le pietre sono testimoni di un passato che non si è perso nella polvere dei secoli. Qui le pietre parlano e ci raccontano di tanti uomini che hanno combattuto per la libertà e per la libertà hanno sacrificato la loro vita. Ma ci sono anche storie di donne, di madri, che hanno affrontato la guerra. Tra queste c'è Gina Borellini. Nel 1947 è insignita della medaglia d'oro al valor militare e nel 1948 è una delle prime donne ad entrare nella Camera dei Deputati. Solo 45 donne. Quando parliamo di Gina, spesso si dice la partigiana. Allora qualcuno viene in mente una persona molto ferma, molto rigida. Gina invece aveva delle sensibilità straordinarie. La giovane Repubblica deve far fronte ai grandi problemi post bellici e a Modena accade un fatto che rappresenta il termometro dello stato sociale. La città era costellata di blocchi stradali ad opera di polizia e carabinieri. Il bilancio fu drammatico. 6 morti e centinaia di feriti. La pratica politica di Gina Borellini è stata sempre a cavallo tra una pratica politica sul principio dell'antifascismo, quindi ha girato veramente l'Italia portando i valori della resistenza e dell'antifascismo. L'altra pratica politica è stata sempre quella delle donne, dell'emancipazione delle donne. Vorrei dire ai giovani: quali sono secondo te i valori che incarna questa figura, Gina Borellini? Intanto i valori democratici. Lei nel racconto che fa ai giovani, tra l'altro noi abbiamo girato in una scuola di Sassuolo dove abbiamo fatto, non solo abbiamo girato il film, abbiamo fatto anche una sorta di mattinata didattica su quello che stavamo raccontando e su quello che Gina Borellini diceva. E lei diceva a questi giovani, per bocca dell'attrice Claudia Campagnola, quanto sia importante non ripetere tutto quello che è successo, di avere sempre la possibilità di dirimere le controversie sempre in modo pacifico, sia che possa essere una controversia semplice, sia che possa essere una controversia più complessa. Questo è certamente il suo messaggio, riuscire a dire non facciamo in modo che non succeda più, perché io ho visto morire i miei compagni di fianco a me. E Francesco Zarzana, come uomo di cultura, cosa vorrebbe dire ai giovani? Di studiare, documentarsi e cercare di trasmettere agli altri sempre la volontà di dialogare. Io ho sempre detto, anche in tempi non sospetti, tanti anni fa, quanto la cultura sia importante anche per il dialogo tra i popoli. Io rivesto anche un incarico internazionale e questo effettivamente adesso sta diventando un po', come dire, sulla bocca di tutti, quanto sia importante dialogare, perché dialogare tramite la cultura. Ecco, proprio come inventore, ideatore, direttore artistico di Book, tu hai sotto controllo la situazione dell'editoria, quindi anche dei giovani che si avvicinano alla scrittura. La sensazione, che poi è anche confermata da più parti, è che tutti vogliano scrivere, ma c'è poca gente che in realtà voglia leggere. Lo percepisci, sei d'accordo?
Purtroppo è così, in Italia c'è un dato dell'inizio 2017 che riguarda il 2016, i dati del 2017 ancora non ci sono, che parlano di qualcosa come 59.000 pubblicazioni all'anno in Italia, quasi 180 libri al giorno vengono pubblicati e siamo la nazione che legge meno in Europa. Questo è un dato molto preoccupante, intanto significa che probabilmente non c'è una legislazione che... come dire, anche un po' freni, perché il problema poi è la distribuzione. Io posso anche riuscire a pubblicare, però poi il libro lo vedono solo amici e parenti e basta. E quindi, infatti, questo è un altro problema grande. Uno dice scrivo un libro, mi pago la pubblicazione, esatto, perché alla fine questo è, quindi esatto, trovo la casa editrice piccola, sì, che tu conosci molto, sì, bene, mi compro un tot copie, magari anche una bella opera, però dopo che l'hanno letta amici e parenti, magari con il passaparola prende anche, sì, interesse da parte di vari, e non c'è più la ristampa, sì, e finisce lì, la storia è finita così. Sì, soprattutto perché ci sono anche molti editori che obbligano io infatti quello che consiglio sempre, perché poi pubblicare un po' il sogno nel cassetto di tutti, però dico sempre, se, e consiglio sempre, se un editore vi chiede di comprarvi obbligatoriamente le copie, lasciatelo perdere, perché non, l'editore deve investire su di te, deve lavorare su di te, e piuttosto è meglio non pubblicare, perché poi appunto pagare l'acquisto copie, perché viene mascherato sotto questa forma di acquisto copie, non porta niente, perché l'editore si paga le sue stampe, non promuove il libro, lo fa, ci sono un paio di presentazioni al massimo e poi... Perché l'inghippo vero è proprio quello della distribuzione, come dicevi, sì, tu, e non basta metterci del proprio. Uno dice ok, ho scritto questo libro, sono pronta a girarmi in tutta l'Italia, sì, a fare i vari caffè letterari, sì, a presentarlo, però non è sufficiente. Non è sufficiente, dici, perché non è purtroppo quello che spesso fa la casa editrice. Adesso ovviamente generalizzo, perché anche nella piccola editoria, nell'editoria indipendente c'è molto fermento, e anzi negli ultimi due anni in particolare anche molti grandi autori scelgono anche di pubblicare con un piccolo medio editoriale. Che perché si sentono più curati, forse. Sono più curati, sono più protetti anche, e c'è, come dire, più impegno da parte del piccolo di portare avanti il suo autore. I grandi, a parte quelli, io per esempio consiglio sempre di non uscire mai nei periodi natalizi, perché ci sono le librerie, sono strapiene dei personaggi sono televisivi. Sono già colonizzate le librerie. Esatto. Nel momento, esatto, in cui uno va, le letture consigliate, gli ultimi successi, sì, sono già tutti impilati per, sì, sì, case editrice. Quindi comunque un bel consiglio l'hai dato per chi ci sta seguendo, che magari sta ultimando un romanzo, andare presso una casa editrice che non obblighi a, esatto, sborsare prima. Però, sì, queste case editrici avranno comunque, come tutti noi, problemi da un punto di vista economico-finanziario, però tu dici deve essere un investimento. Deve essere un investimento, perché poi le piccole case editrici vanno in tantissimi, adesso Book è un festival, quindi a dimensioni più grandi, ma esistono tantissime fiere che ne sono nate a bizzeffe in Italia, quindi l'editore che vuole fare seriamente questo mestiere se le gira quasi tutte con grande sacrificio, certo, però ha la possibilità di dialogare direttamente con col pubblico che si avvicina al proprio banco e può vendere tranquillamente senza bisogno talvolta veramente che siano realmente distribuiti in libreria, anche se il sogno ciascuno è vedere il libro nella vetrina, certo, della libreria, ma non sempre è così e non necessariamente deve essere così. Tu, Francesco, hai scritto una decina di libri per il teatro, una decina di libri per la narrativa, diciamo. Questo documentario, questo film che abbiamo, di cui abbiamo visto il trailer, quello del 2016 Tra le onde nel cielo, che è stato presentato anche al Festival di, sì, Cannes, quindi sei drammaturgo, regista, autore, giornalista. Ad esempio il teatro, funziona il libro scritto per il teatro? Perché tu ne hai scritti dal 2007 al 2016, adesso leggo qualche titolo, La grande volata, Con buona pace, Il fuoco di Ninfa, La città di Plastica, Conciliare Stangri, eccetera eccetera, In a better world è stato forse l'ultimo. Sì. Come ti sei avvicinato al teatro e pensi che abbia ancora un margine importante oggi?
Io credo che il teatro sia tornato finalmente in auge, perché poi molti teatri italiani importanti lavorano molto con le scuole, quindi avvicinano, come è successo a me tanti anni fa. Io sono nato a Palermo e i primi 20 anni li ho vissuti a Palermo, e per esempio io ho fatto un liceo classico che era molto vicino al teatro. Infatti noi tutti gli anni andavamo a Siracusa con un viaggio da Palermo a Siracusa, che già quella era una tragedia, però andavamo a vedere le tragedie dell'Istituto Nazionale Dramma Antico. Però questo è vero, anch'io ho fatto un liceo classico, anche noi facevamo addirittura gli spettacoli teatrali all'interno della scuola, mi ricordo benissimo l'Aspettando Godot della situazione. Però le altre scuole, cioè il classico, si sa, già se uno si sposta verso lo scientifico magari il teatro è sentito meno, proprio perché naturalmente le materie di indirizzo sono diverse. Ma credo che sia cambiato un po' il senso del lavoro, perché per esempio adesso molti giovani registi, attori, così, lavorano con le scuole, ma non nei licei, ma nelle scuole di livello inferiore. Okay. Quindi quando si lavora con 100-200 ragazzi, certamente a qualcuno resterà, come dire, l'amore per il teatro, e ma anche, ne basta uno che è già un successo. Esatto, in qualche basta modo. Anche che ci siano dei genitori che anche, voglio dire, invoglino non solo andare a giocare a calcio, che per carità fa bene all'attività fisica, fa bene a un ragazzo, però anche l'attività intellettiva, intellettuale fa bene. E a livello di narrativa, cosa va di moda adesso? Perché si parla molto del gotico, del thriller, c'è sempre questo interesse un po' verso questo genere. Sì. La storia d'amore non torna di moda. La storia d'amore mi auguro che torni di moda, perché purtroppo le cronache quotidiane, spesso soprattutto sulla violenza contro le donne, non fanno un po' rabbrividire. Quindi mi auguro che le belle storie d'amore tornino. Devo dire che i giovani sono molto attratti dal fantasy. Ci sono molti bravi autori e autrici italiani, e sono libri anche molto venduti. Manifestazioni come Lucca Comics, che ha dei numeri incredibili di partecipazione del pubblico, dove non ci sono solo libri ovviamente, quindi il giovane è molto attratto da questo. Però devo dire che ultimamente, forse perché per esempio il Salone del Libro di Torino si è rilanciato tantissimo, la rivalità con Milano, quindi il pubblico comincia a fare la differenza, li frequenta, i numeri sono molto più alti. Io vedo con Book siamo partiti da una prima edizione che ha accolto, già erano tanti, 10.000 visitatori, siamo alla 12ª edizione, ne ha quasi il doppio, quindi 20.000 visitatori in 2 giorni per un evento dove non ci sono personaggi famosi, perché questa è un po' la caratteristica del festival. Il richiamare così tanta gente significa che c'è anche voglia e curiosità di conoscere cose nuove. In effetti è un format che tu hai replicato anche a Taormina, anche sì, a Catania, se sì, non erro, sì. Quindi insomma funziona, vuol dire che è una ricetta vincente. È una ricetta vincente, tra l'altro con un grande piacere, dove l'edizione, per esempio, da 2 anni siamo al Tao Book di Taormina, dove non siamo stati noi a proporci ma loro a cercarci, cioè insieme ai grandi ospiti italiani e internazionali, il voler far conoscere al pubblico l'editoria indipendente italiana, che produce cose anche molto belle e spesso sfiora anche l'eccellenza con alcune pubblicazioni che appunto vengono scoperte dal visitatore. E l'erotico? Quello ha dei momenti che si alternano, sì. Sì. A volte tornano. Adesso, diciamo, dopo le sfumature di grigio c'è di nuovo uno stop. Io credo che fra 3-4 anni tornerà di nuovo. Credo che siano però delle situazioni letterarie un po' studiate a tavolino, però. E invece poi tu ti sei avvicinato a questo punto alla storia, agli accadimenti, attraverso i film, quindi i documentari, prima con Tra le onde nel cielo, in cui anche lì sei andato a scoprire una storia poco conosciuta o comunque dimenticata. Sì, è stata una tragedia aerea avvenuta nel 1966, dove la nazionale italiana di nuoto perì nei cieli di Brema. C'era anche una nuotatrice bolognese, Carmen Longo, e io sono un ex nuotatore, mi faceva rabbia il fatto che tutti nella percezione comune conosciamo la tragedia di Torino,
Torino, di Superga, del è grande vero. Torino di calcio, e non conosciamo questa storia dove questi ragazzi che andavano a campionati del mondo, olimpiadi eccetera, non guadagnavano un soldo e non avevano le luci e i riflettori del calcio e furono così presto dimenticati. Allora questo è stato un po' uno sfondare un muro di gomma, credo di esserci riuscito, perché prima con il libro L'ultima bracciata, dove raccontavo la storia di questi ragazzi, dopo con il film fatto nel 2016 che un po', come dire, commemorava il 50° dalla tragedia, io ho ripercorso, ho trovato quasi tutte le famiglie, ancora i fratelli, le sorelle, gli amici dei nuotatori che con un grande cuore mi hanno raccontato quella immensa tragedia che ancora è viva da parte loro. Il film poi ha avuto un bellissimo percorso, proiettato al Festival di Cannes e su Rai Storia, ha fatto quasi 2 milioni di spettatori, quindi credo di essere arrivato ad aver raggiunto l'obiettivo, soprattutto quando i familiari mi hanno detto grazie a te, insomma, i nostri cari sono tornati in vita. Per me è stato come vincere l'Oscar, fondamentalmente. Credo. Ma e a livello, per fare tutto questo, cioè tu adesso ormai sono tanti anni, però anche quando hai iniziato collaborando prima col Comune di Modena nella cultura, è difficile l'aspetto economico, quindi questi finanziamenti dove si trovano? Sì, devo dire che un docufilm costa poco, perché ovviamente non essendo un film tradizionale, occorre molto meno gente, occorre anche, come abbiamo detto, studio. Nomi non famosi, esatto, quindi magari uno va a prendere l'attore che magari è anche più bravo di quelli conosciuti. Io però ho sempre cercato degli artisti che avessero un po' il mio stesso orizzonte e lavorassero col cuore, così come, come gli stessi tecnici. Ci sono stati anche grandi momenti di commozione da parte di tutti noi in alcuni momenti della realizzazione dei due film. Anche perché quello su Gina Borellini l'hai fatto in 3 mesi, sì. L'hai girato quasi Modena provincia, insomma, sì. Hai citato Sassuolo, però è stata veramente, sembra una cosa fatta molto in casa, sì. Che invece ti sta dando tantissime soddisfazioni. Sì. In quel caso, nel caso del film su Gina Borellini, devo dire che tutte le istituzioni cittadine hanno abbracciato questo progetto. La portata, sì. Beh, quando si parla comunque di resistenza, questa è una zona... Sì. Che sappiamo a livello anche storico. Anche se il film, certo, indubbiamente la zona, questo non è un film però sulla resistenza. No, certo, questo è proprio sulla donna, esatto. Su quello che ha comunicato questa figura femminile così di moda, mi verrebbe da dire, perché sì. Ci sarebbe comunque bisogno di altre figure femminili così sì. Pacifiche da un certo punto di vista, ma resilienti. Sì. E devo dire che tutta l'attività, soprattutto di Gina Borellini, soprattutto all'interno dell'Unione Donne Italiane, adesso Unione Donne in Italia si chiama l'associazione, è quella di aver iniziato un percorso sulla parità di genere che ancora però non si è concluso. Oltretutto l'aspetto della donna, quindi le sue vittorie, le sue difficoltà, è una tematica importante per te, come dall'altra parte la Francia. Sì. Cosa c'entra? Sì. Però ci sono dei fili rossi che tornano sulle tue opere. Sì, lavoro molto in Francia e devo dire, questo dico con un briciolo di amarezza, è molto più semplice lavorare all'estero che in Italia, dove si lavora, faccio tante cose belle, importanti, però c'è più facilità in Francia, dove l'attenzione verso la cultura, al di là del colore politico di chi governa, l'attenzione verso la cultura è sempre un'attenzione molto alta. Dico una stupidaggine, ancora in Francia sulla metro tutti leggono il libro e non stanno davanti al tablet o al telefonino. Dai, magari davanti al tablet c'è l'ebook, stanno leggendo qualche cosa, può essere. Libro elettronico, quindi tu insomma nella finale tenevi per la Francia, non per la Croazia. Sì, sì, ma io l'avevo detto sin dall'inizio dei mondiali che la finale sarebbe stata Francia-Croazia, ovviamente nessuno mi crede mai, vabbè, è andata così. Perfetto, grazie a Francesco Zarzana. Io ricordo oltretutto che il 24 ottobre al Festival della Storia a Bologna sarà proiettato questo film, documentario, docufilm, Vorrei dire ai giovani, Gina Borellini, un'eredità di tutti, che è l'ultima fatica, in questo caso cinematografica, non solo letteraria, anche storica, di Francesco Zarzana. Grazie.
grazie mille anche a voi che ci seguite sempre. Noi torniamo personalmente lunedì prossimo, tutti i giorni, detto tra noi, verso le 11:10, 11:15 in replica al pomeriggio. Grazie, arrivederci.